Buongiorno, si è riunita la commissione per il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Oggi è il giorno 24 del mese di novembre alle ore 10, presso la struttura complessa risorse umane. E la commissione è composta dal sottoscritto, presidente Damiano Ghilotti, dirigente amministrativo, dalla signora Pili Simonetta e dalla dottoressa Elena Rebora. La commissione prende atto per quanto riguarda gli adempimenti di quell'articolo 6 del DPR 483 del 10-12-1997, che la notifica del presente sorteggio è avvenuta mediante pubblicazione sul BURL, serie avvisi e concorsi numero 39 del 23 settembre 2020. La Commissione prende quindi visione degli elenchi degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale e per quanto qui di interesse di quelli specifici riportanti il personale di ruolo della qualifica prevista. Per il sorteggio gli elenchi sono composti, è composto da 23 nominativi. Per il sorteggio la Commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del DPR 20 novembre 48 numero 1677 riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando due sacchetti contenenti ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore blu e uno di colore verde, per l'estrazione dei numeri indicatori rispettivamente delle decine e delle unità. Facciamo una verifica preliminare. Abbiamo detto che l'elenco è composto da 23 nominativi, quindi le palline delle decine saranno 0, 1 0, 1 e 2. e 2. E poi facciamo una verifica delle unità, si vede? Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Perfetto. Procediamo quindi all'estrazione. Dobbiamo nominare un componente titolare e un componente supplente. Cominciamo con l'estrazione delle decine. 1 unità 4 4, quindi corrispondente al numero 14 dell'elenco. Dottoressa Cristina Meroni. ASST Fate Bene Fratelli Sacco. Va bene. Procediamo all'estrazione del componente supplente, prima le decine. 2, di qui sono 3, 5, no, arriva 23. 23, rinnoviamo l'estrazione delle unità. 7, no. Rinnoviamo l'estrazione della unità. 3. 23. Dottoressa Laura Zoppini, ASST Rodense. Bene, l'estrazione si è conclusa. La Commissione dispone che il presente verbale venga a cura del segretario rimesso al direttore generale per quanto di competenza e
e previa pubblica lettura viene confermato e sottoscritto alle ore 10:20 circa del medesimo giorno di apertura. Vi ringraziamo, buona giornata.